gioia, soprano, riceve dall'assessore alla cultura del comune di Isernia il premio Talenti Musicali della nostra terra per quest'anno. La ringraziamo tantissimo per la performance. Alessandra, volevi dire qualcosa? Mi avevi detto e ti lascio di più. Anche se tu non hai bisogno. No, vi ringrazio, ma hanno già effettivamente detto tutto i nostri amici. E io ringrazio tutti voi, ringrazio chiaramente le persone che hanno pensato a me quest'anno per consegnarmi questo premio, che io gradisco molto, perché nonostante io viaggi nel mondo per portare la mia voce, e quando appunto ho il privilegio di esprimermi attraverso la mia vocalità, e non mi dimentico mai le mie radici. Perché penso che sia un'eredità culturale ma anche umana, perché noi siamo persone, non siamo macchine, quindi quando siamo in scena siamo artisti ma siamo esseri umani, quindi da vita a vita, cuore a cuore è quello che conta, e non a caso arriva il cuore più che la tecnica, anche se la tecnica è fondamentale. E lasciatemi essere retorica, ma cuore di mamma, io dedico il premio a mia figlia, che è in prima fila, Vittoria Vera. I papà possono capire la gioia di poter essere, insomma, di avere una figlia che spero sia fiera in questo momento di me, perché per il resto sono un po' un disastro, ecco. Però, insomma, cerchiamo step by step. E ringrazio quindi ovviamente i maestri Bartolucci, Sala, l'assessore. E ultima cosa, ecco, ribadisco, perché è importante, non ce lo dimentichiamo, l'arte ci salva in un mondo, inutile dirlo, è banale, alla deriva, in cui veramente i valori si stanno disperdendo. Quindi quando la musica, che ci arricchisce umanamente anche culturalmente, secondo me bisogna rifare da capo un sistema proprio educativo dai più piccoli, perché è una forma mentis. Mettiamoci qualcosa, io mi metto a disposizione. Grazie a tutti ancora. Grazie. Bravissima, grazie per la tua disponibilità.